Sciopero dei medici di base. Mercoledì 8 e giovedì 9 novembre gli studi dei professionisti resteranno chiusi. Garantiti i servizi essenziali e la reperibilità domiciliare per cure palliative per i malati cronici e terminali. Per il resto si vedrà, nel senso che l'incertezza resta molta, pure troppa. Le associazioni di categoria hanno fatto chiaramente capire che indietro non si torna e allora sono tantissimi i bassanesi che dovranno fare i conti con questo problema. Il malumore in città è palpabile, in tanti si sono fermati ai nostri microfoni per capire cosa accadrà. Quando vai trovi sempre 10 persone dentro e non credo che sia una cosa tanto giusta, insomma. Una volta chiamavi il medico di base, ti veniva in casa, ti assisteva, ti guardava. Adesso se non vai tu da lui non hai il modo di averlo, insomma, sono cambiate parecchie cose. Che si organizzino meglio, perché quando vai in ambulatorio è un disastro. Ci sta 3-4 ore, invece se si organizzano fanno appuntamenti. Da una parte devono avere i suoi diritti, dall'altra parte devono guardare anche i più deboli, gli anziani, i bambini. Per il giuramento che hanno fatto, no. Penso e suppongo questo, perché è molto importante che siano sempre attivi per aiutare. Poi il medico di base ormai è come indicazione dal pronto soccorso. I pronto soccorsi sono ormai pieni, intasati, nonostante... Quindi dice che è anche una figura un po' superata? La STAN non è più il punto di riferimento di una volta. Mi dispiace perché quando che va ho un carro da trovarlo. È un casino, una baradanga, è proprio non è giusto così. Il mio apre 2 giorni a settimana. Troppo poco. Impiego 2 giorni per riuscire ad avere l'appuntamento. Parliamo di salute, non il baretto, il ristorante o il negozio, qua stiamo parlando di salute. No, dopo ognuno vede di fare i propri interessi, ma siamo arrivati proprio a questo. Continueremo a seguire questa vicenda, sentiremo naturalmente le ragioni di tutte le parti in causa, ma ricordando che al primo posto deve essere messo il malato, sempre e comunque.